L'interventismo è la metafora del semaforo. Keynesiani e collettivisti credono che la crescita economica si possa raggiungere mediante investimenti pubblici, ma confondono il male con la cura. Infatti, gli investimenti pubblici e più in generale l'interventismo economico da parte dello Stato non è la cura, ma è la causa strutturale della crisi economica. La cura invece è ridurre lo Stato, o la spesa pubblica, le imposte, regolamentazioni, burocrazia, sussidi, redistribuzione delle risorse e manipolazione monetaria del credito. Quindi bisogna eliminare tutte queste cose. L'interventismo economico, ha necessariamente effetti depressivi a lungo termine, mentre il libero mercato crea le migliori condizioni per la crescita. Vediamo, di capire perché l'interventismo è un male e non è invece la cura. Il motivo è che l'interventismo fa il minore e il peggiore uso della conoscenza presente in un sistema economico. È una conoscenza dispersa fra le persone e l'interventismo dello Stato tende a distruggere questa conoscenza. Siccome poi la conoscenza è capitale, l'interventismo economico da parte dello Stato è uno spreco e una distribuzione di capitale e produce necessariamente nel lungo periodo una decrescita economica. Viceversa, il non interventismo economico da parte dello Stato lascia molto più spazio al libero mercato e il libero mercato è in grado di fare il maggiore e il migliore uso della conoscenza dispersa fra le persone e quindi una migliore allocazione del capitale, producendo le migliori possibilità per una crescita economica sana, robusta e sostenibile. Abbiamo parlato del tipo di conoscenza. Per capire meglio di che si tratta, vediamo un esempio. Immaginiamo un incrocio e vediamo qual è il modo migliore di regolare il traffico a quell'incrocio. Abbiamo due possibilità, il semaforo e la rotatoria. Questi due sistemi di regolazione del traffico utilizzano due tipi di conoscenze diverse. Il semaforo usa la conoscenza dell'esperto, che in base alla sua esperienza, competenza e studi ha programmato il timer del semaforo. La rotatoria invece utilizza un tipo di conoscenza completamente diverso, è la conoscenza dell'automobilista, o meglio di tutti i singoli automobilisti che si trovano ad attraversare quell'incrocio. Quindi la rotatoria usa la conoscenza di ogni automobilista che attraversa quell'incrocio e in questo senso è una conoscenza decentralizzata, mentre invece il semaforo rappresenta una conoscenza centralizzata, quella del programmatore del semaforo, che non dipende dalle circostanze di tempo e di luogo. Al contrario, nel caso della rotatoria, viene utilizzata la conoscenza periferica di ogni automobilista, di ogni individuo che si trova ad attraversare quell'incrocio. Questa conoscenza periferica dipende anche, dalle circostanze di tempo e di luogo che solo chi si trova lì in quel momento, quindi l'automobilista, l'individuo, conosce. Il semaforo invece non tiene conto delle circostanze di tempo e di luogo, perché funziona sempre, allo stesso modo, con lo stesso tempo impostato nel timer. Il semaforo quindi utilizza una qualità di conoscenza inferiore rispetto alla rotatoria. Questo comporta una perdita di opportunità. Se il semaforo, in quel momento è rosso ma non passa nessuno, l'automobilista è costretto a fermarsi lo stesso e a perdere un'opportunità. Per quanto esperto sia il programmatore del semaforo, non potrà mai sapere in ogni istante futuro se ci saranno le condizioni per passare oppure no. Quindi abbiamo detto che il semaforo utilizza una qualità di conoscenza inferiore rispetto agli automobilisti, ma anche la quantità di conoscenza inferiore rispetto al caso della rotatoria, perché immaginiamo l'incrocio attraversato da 1.000 macchine al giorno, la rotatoria allora utilizzerà 1.000 unità di conoscenza al giorno, perché ogni automobilista che passa rappresenta una unità di conoscenza. In un anno, la rotatoria utilizzerà 365.000 unità di conoscenza e ciascuna di quelle unità è anche di qualità superiore, come abbiamo visto prima. Il semaforo invece continuerà ad utilizzare una sola unità di conoscenza, sia al giorno, sia anche, all'anno. Utilizzerà sempre la stessa singola unità di conoscenza, quindi è una sola contro 365.000 unità di conoscenza ed è anche di qualità inferiore. Dunque, per quanto esperto sia il programmatore del semaforo, non potrà mai avere una quantità e una qualità di conoscenza comparabile a quella che è dispersa fra tutte le persone che si trovano ad attraversare quel semaforo. C'è poi da considerare il fattore rischio di dirottamento. Quando il fluire del traffico a quell'incrocio dipende dalle decisioni di chi si trova a controllarlo,
Allora, chi controlla ha un potere immenso e può avere la tentazione di gestire il traffico in funzione dei propri scopi particolari. In questo caso, gli automobilisti diventano dei semplici strumenti in mano a chi ha il controllo centralizzato. Questo naturalmente nel caso del traffico all'incrocio non ha nessuna rilevanza, però bisogna pensare al controllo, per esempio, delle pianificazioni economiche. Quando il potere di controllo è molto concentrato, questo può essere un grosso pericolo. E perché? Perché il potere corrompe e il potere assoluto corrompe assolutamente. Quindi l'esistenza di una stanza dei bottoni, di un centro di comando, quando c'è un potere molto accentrato, allora possono esserci anche degli interessi particolari, dei gruppi di pressione, come avviene in campo economico, che vanno a distorcere le decisioni di chi ha il potere, di chi controlla, di chi gestisce. E quindi si creano le condizioni e gli incentivi affinché il centro di comando utilizzi il suo potere immenso per soddisfare scopi particolari, quindi per esempio gli interessi privati di gruppi di pressione, gruppi economici ad esempio, che esercitano una specie di dirottamento dei fini e delle decisioni di chi ha il potere politico. La rotatoria, al contrario, non pone questi rischi di dirottamento perché il traffico non è gestito, ma fluisce in base alle libere scelte che ogni individuo prende sotto la propria responsabilità, rispettando una semplice regola generale, per esempio quella che dice che la precedenza, va data a chi sta già nella rotatoria. Infine c'è un aspetto psicologico. Il semaforo non induce le persone a valutare se ci sono le condizioni per attraversare oppure no, e non induce neanche le persone a prendersi delle responsabilità individuali. Infatti la scelta di attraversare oppure no richiede l'assunzione di una responsabilità personale. Invece il semaforo educa le persone semplicemente a guardare il colore di una lampadina, a pendere quindi dalle labbra dell'autorità. Le persone gradualmente perdono la loro individualità, la loro capacità di pensare individualmente, perdono la capacità di decidere in modo autonomo. Perdono creatività, perdono spirito di iniziativa, che sono tutte le caratteristiche da cui dipende anche la crescita economica. Al contrario, la rotatoria stimola continuamente gli automobilisti a chiedersi se ci sono le condizioni per passare oppure no, e non solleva le persone dalle loro responsabilità. Ogni volta che un automobilista fa la scelta si assume una responsabilità.